Arriva il fischio, è cominciata Nardò Valdagri con il primo pallone, subito buttato in out. Trinchera, Mengoli, l'appoggia male però, difende Trinchera su De Luca. Mengoli riceve ancora di spalle, Calemme trovato, può scattare Calemme, serve Frisenda, Frisenda non passa, la chiusura, poi recuperano solo per un attimo il pallone che finisce tra i piedi di un centrocampista che cerca di lanciare potenza, sicuramente uno degli uomini più pericolosi. Doppietta all'andata, l'altro gol fu segnato da Martinez che oggi è in panca. Danucci, Trinchera, ritorna Danucci, fondamentale il suo ritorno dopo la squalifica. Rimessa battuta lunga, Potenza direttamente in out, ancora una volta. I primi due minuti di gara diciamo che si sono consumati qui sull'out di destra del Nardò. Danucci, colonna, ritorna anche lui nel suo ruolo naturale, difensore centrale. Giocò da esterno a destra contro il Casarano, poi sostituito all'intervallo da Natalucci. Mengoli, preso leggermente in controtempo Trinchera, ma il pallone è suo. Stranieri, Danucci, Trinchera, serve Calemme, Calemme cerca la profondità, scambia con Mengoli, va via Calemme con il colpo di tacco di Mengoli, poi crossa, secondo palo per Natalucci, leggermente defilato, la tiene Natalucci, lo scarico su Cancelli, 1 e 2, no, preferisce la soluzione Danucci, una finta di tiro, poi Mengoli, poteva essere sviluppata meglio questa azione, ma il Nardò c'è, il Nardò attacca, ha fatto capire immediatamente le sue intenzioni, ci prova ancora Calemme, centrale. Primo vero squillo del Nardò con il suo numero 10, particolarmente ispirato oggi. Sale Dubac, va il croato, in avanti trova Stranieri che di testa non è molto preciso. Allora sale il Valdagri con Bengue. Pellegrini. Catinali. Rientra Catinali, aspetta un compagno a rimorchio, eccolo lì, aggresta, uno contro uno, pallone ancora per Bengue, c'è Cancelli su di lui che non lo fa girare, la rimessa è per gli ospiti. Può rientrare ma non trova spazio, allora si torna dietro a Carrieri, pressa il Nardò, prova un lancio lungo, Milli esce ma c'era fuori gioco. Buona l'uscita di Milli che poi ha travolto Potenza, rimane giù il numero 7, chiesto l'intervento dello staff medico, chiaramente involontario l'intervento del giocatore del Nardò nel tentativo di andare a prendere il pallone alto. Si è rialzato Potenza, nulla di grave per lui.
Nardoli partirà dunque con un calcio di punizione per il fuorigioco fischiato. Si riprende Danucci in possesso, prova immediatamente un lancio, c'è Frisenda che corre, il pallone che termina nella sua zona, Frisenda, vola via la bandierina dell'assistente, vola via anche il pallone, rimessa laterale per il Valdagri. Che cerca il compagno giusto da servire. Ma il Nardor rifà suo il pallone. Colonna. Può girare, è rientrato anche Pantano oggi in panchina. Trinchera. Bella questa palla per Camara che prova a girarsi, non ci riesce. Arriva Danucci da dietro, Nardò molto aggressivo. De Luca, lo scarico per Catinali. Matinata. Per un secondo non anticipa Mengoli, il pallone in profondità a cercare ancora Potenza, sembra essersi ripreso, corre Potenza, rientra Potenza, Mengoli, poi il pallone rimane lì dove c'è Visani che sbaglia a servire Agresta, allora Danucci, il Nardò può ripartire in velocità, uno contro uno di Calemme, Calemme va per vie centrali a metà strada tra Camara e Cancelli, poteva anche questa essere un'opportunità. Il Valdagri si ricompone intanto con Carrieri che serve Catinali. Il lancio di Catinali a cercare il solito Potenza che la mette giù. Punta Trinchera, Potenza va sul fondo, cross smorzato e poi la fa sua qui. Subisce fallo, no. Ci sarà calcio d'angolo. Si addormentano in due qui con un pallone apparentemente semplicissimo. Calcio d'angolo per il Valdagri. Ci pensa Potenza. I fischi di paura del comunale. Va Potenza, tagliato sul primo palo. Libera Cancelli. Ha una seconda opportunità dalla bandierina il Valdagri. Vediamo se questa volta va sul secondo. Va Potenza, il cross, Camara allontana ma non troppo, poi Trinchera, ma c'è fallo in attacco. Stranieri. Trinchera, sale il Nardò. Sbaglia Trinchera. Agresta, De Luca, passa De Luca che poi allarga tutto su Mbengue, lo scarico, il cross, pallone poi liberato ma il Nardò sta rischiando soprattutto in questi disimpegni qui. Mengoli, Frisenda li porta via il pallone ma poi non passa. Agresta. Calcio di punizione, ha commesso fallo Calemme secondo il direttore di gara su Dubaz. Rinvio dal fondo ancora per Milli, c'è stata una sola occasione, il destro di Calemme dal limite dell'area centrale. Trinchera, ancora non riesce ad uscire su questa fascia del Nardò. Natalucci si sbracciava sulla sinistra, voleva lui il pallone. Trinchera prova a cambiare lato adesso, serve Colonna, c'è Natalucci che è libero ma il pallone è per Cancelli. Cancelli lo serve adesso Natalucci, il dai e vai, rimessa laterale per il Nardò. Pallone che termina direttamente sul fondo, senza nessun pericolo.
battuto corto. Pressing di Kalem. Dubaz, il lancio per Potenza che forse è partito oltre. Infatti sì, arriva adesso la segnalazione. Trinchera batte veloce, ma bisogna ripetere. Pallone è uscito, sì. Segnalato dall'assistente. Se ne sono andati i primi 11 minuti di partita. Il risultato è fermo sullo 0-0. Fase di studio. All'indietro Pellegrini. Per Russo che sostituisce. Portiere titolare espulso nell'ultima partita. Retropassaggio pericoloso, Milli. Sospiro di sollievo, ma si sta rischiando molto su queste situazioni qui. Poi allontana il pallone direttamente in out colonna. Gran recupero di palla di Cancelli che prova a passare, viene abbattuto, ma l'arbitro non se la sente di fischiare. Lancio per Benguela, posizione è di fuorigioco. Milli lascia la battuta a Stranieri. Natalucci. Trinchera. Troppo lunga per Frisenda, l'idea c'era. Era buona l'idea. C'è qualche dubbio sul punto di battuta con l'arbitro che lo invita ad andare più dietro. Catinali. De Luca con un braccio. Cancelli, colonna, Natalucci, Mengoli, Frisenda, passa, gran palla per Mengoli, nello stretto per Kalem, la finta, Camarà, non viene servito a dovere. Il Nardò costruisce ma vanifica negli ultimi metri. Il Valdagri ne approfitta per queste manovre prolungate che vanno sempre a cercare Potenza, questa volta fermato. Mengoli prova a cambiare schema con una palla in avanti. Buona rimessa per il Nardò. Frisenda, corto da Mengoli. Mengoli prova a girarsi e crossare, altra rimessa. Pallone dentro, il colpo di testa, Cancelli pensa alla conclusione, poi non trova l'attimo. Danucci allarga e buona per Natalucci, calcia sul muro. Grandissima occasione del Nardò. Prova ancora Natalucci ad andare, Natalucci crossa rasoterra, liberata l'area di rigore. Poi Cancelli attaccato alle spalle, si va a prendere il calcio di punizione.
già battuto, Cancelli dentro, il pallone rimane lì, Colonna, si può ripartire dall'alti destra dove c'è Frisenda. Stranieri, può crossare Stranieri, il cross Camara la mette giù, non in modo perfetto, poi Potenza, arriva Stranieri a ripartire da Colonna, il gioco pulito del Nardò. Rientra Cancelli, trova Natalucci, Natalucci chiuso, c'è ancora Cancelli però, va il numero 11, lo scarico per Danucci che pensa alla conclusione, poi va dentro la Camara, il suo stop, Mengoli non trova più la palla, poi va giù, non c'è contatto, rimasto giù anche Camara, si tocca il volto, quel pallone messo fuori. E ancora giù Camara. Nardò attacca. Mengoli deve restituire la palla, lo fa a Russo. Stranieri. Potenza, pallone per Agresta che lo serve a De Luca, arriva velocissimo Stranieri, ma c'è ancora De Luca che con esperienza lo porta in avanti, De Luca ne ha due addosso, fa passare il pallone ma sui piedi di Frisenda che deve liberarsene. Trinchiera, Mengoli, scivola Mengoli ma riesce comunque a prendersi un fallo laterale. Mengoli, il lancio a cercare Camara, il colpo di testa ad allontanare. Catinali, un altro lancio a cercare Potenza, arriva Colonna a chiuderlo. C'è calcio di rigore, calcio di rigore per il Valdagri. L'arbitro ha fischiato probabilmente un fallo con la mano di Colonna. Protesta il Nardò. Calcio di rigore per il Valdagri, può cambiare il risultato. Arbitro convinto della sua decisione. Siamo al 19esimo. I fischi del comunale. Sul dischetto andrà De Luca. Anzi no, è Potenza ad andare. De Luca si è allontanato. Parte Potenza contro Milli, il gol del vantaggio del Valdagri, ha segnato Potenza. 5 gol in campionato, di cui 3 li ha fatti al Nardò. E sentivo lamentarsi, bastardo! Bravo presidente! Si riparte dallo 0-1 al 20esimo. 0-1 ha segnato il Valdagri con il calcio di rigore.
Natalucci. Colonna. Lancia in avanti. Calemme prova a calciare, non trova più il pallone, ma c'è un brutto intervento su di lui. Qui ci stava un cartellino giallo, reclamano tutti. Continuano a protestare. Ma Calemme ha già sistemato il pallone. Giallo che non arriva, ma il calcio di punizione rimane. Ci sono anche Danucci e Mengoli in zona. Barriera foltissima da superare. Conta i passi Calem. Parte Calemme in porta, palla alta. Russo prende tempo, la partita è ancora lunga di fatto. Natalucci. Pallone rilanciato male, Mengoli lo stoppa, ma se lo allunga troppo, passa Calemme, Calemme zona tiro, Calemme ci prova, grande parata di Russo. Nardò attacca. Lo fa con l'uomo più pericoloso, come al solito Calem. Russo al rinvio. Colonna. Cancelli. Natalucci. Pressato. Messo giù. Danucci lancia. Calemme. Chiuso. Mengoli. Frisenda chiamava il pallone. Lo riceve adesso. Trinchera. Stranieri. Colonna. Natalucci. Messo giù, calcio di punizione da un'ottima posizione. Venticinquesimo minuto. C'è sempre Calem con il destro a rientrare. Va Calem, il pallone dentro, allontanato, ma c'è un fuorigioco. Lancio lungo.
attacca il Nardò alla ricerca del pallone, commesso fallo Trinquer. Bisogna ripetere. Agreste. Mengoli. Calem, corre Calem. Aspetta un compagno, prova a passare. Qui eccesso di leziosismo del numero 10. De Luca. Rimpallo Stranieri. Rimessa laterale, altra rimessa, Trinquera da Calem che viene strattonato, anche qui ci sarebbe un cartellino giallo. Stranieri sul pallone che della distanza. Danucci. Colonna. Natalucci. Prova a passare, vince un rimpallo e passa Natalucci. E poi rientra. Il cross di Natalucci diventa quasi una conclusione direttamente tra le braccia di Russo. De Luca di testa, potenza, senza fallo Stranieri. Bravo presidente, bravo! Qualche scintilla in campo. Rimessa laterale, battuta lunga, Trinquera. Poi Mengoli. Frisenda in fallo laterale. Danucci. Trinquera. All'indietro da Colonna. Il lancio lungo. Pressa il Nardò, poteva sfruttare meglio questa chance. Arriva un giallo, ammonito Danucci del Nardò, primo ammonito della gara. Si è giocato pochissimo negli ultimi 5 minuti. Thank you.
se n'è andata la prima mezz'ora, il risultato è quello di 1-0, decide un calcio di rigore. Russo riparte da Dubac. Sale Dubac. Prova a lanciare De Luca e in anticipo Trinchera che poi va comodo da Milli. Colonna. Danucci. Stranieri. Trinchera. Mengoli. Il lancio lungo. Pallone recuperato da Dubac che poi lo butta in fallo laterale. Il Nardò insiste, ma fino a qui non è stato fortunato. Colonna avanza. Ancora Colonna. Calemme, zona tiro, ci prova ancora una volta, una conclusione smorzata, ma c'era il fallo, ammonito probabilmente De Luca, abbiamo capito il soggetto, ammonito. Comunque c'è un calcio di punizione molto interessante per il Nardò e un'altra botta rimediata da Calemme. Siamo pronti, ennesimi minuti persi. Ci pensa anche Mengoli alla conclusione. Zolla molto invitante, infatti parte Mengoli. Pallone sul fondo. Lancio lungo. Fallo su Danucci, altro giallo in arrivo per De Luca. Secondo giallo e rosso. Valdagri in 10, era stato ammonito lui prima. Gomitata di De Luca. L'aveva commesso lui il fallo. Continua a protestare tutta la panchina con tutti i giocatori del Valdagri. Ci atterra Natalucci. Subito un colpo al viso. La partita si è infiammata letteralmente. L'arbitro non ha visto nulla, chiaramente. Ancora a terra Danucci. Preso una piega sbagliata la partita. Arriva un giallo anche per Natalucci. Ammoniti Natalucci e Catinali.
Non è ancora uscito dal campo De Luca. Potenza protesta. Sta uscendo De Luca. Si può riprendere, tentativo di mettere tutto in ordine. Sono persi altri minuti di fatto. Natalucci. Trinchera. Mengoli. Passa Mengoli, inseguito Mengoli fino in fondo, il cross allontanato. Stranieri scivola e Potenza prova ad approfittarne correndo. Potenza ne ha tre addosso, va giù. Non c'è nulla, semplice rimessa laterale per il Nardò. Danucci. Cancelli non trova il compagno. Era inevitabile un rosso in una situazione del genere. Il Valdagri dunque rimane avanti nel punteggio ma non negli uomini. Danucci. Cancelli. Calemme. Natalucci. Cancelli, sarebbe importante per il Nardò portarla negli sfogliatoi sull'1-1. È uscito il pallone. Potenza allarga il campo. Mbengue. Mbengue ancora. Cancelli senza fallo, poi sbaglia per Calemme. Mbengue. Cancelli riparte, c'è spazio. Calemme. Calemme uno contro uno. Prova a rientrare Calemme, non riesce a passare. Rimasto ancora un giocatore a terra.
dovrà restituire il pallone il Val d'Agri. Lo fa adesso verso Milli. Danucci. Colpo di testa e pallone in out. Colonna. Danucci. Mengoli. Stranieri. Trinchera. Mengoli servito. C'è in profondità Frisenda. Prova a scappare Frisenda. Non ci riesce. Il pallone è uscito. Rimessa laterale. Danucci. Cerca un compagno da servire. Trova Natalucci. Rientra Natalucci. Poi Danucci in profondità da Cancelli. La mette giù bene. Cancelli per Camara. Spalla alla porta. Camara si gira. Buona la palla per Calemme. Ma viene recuperato il pallone. Potenza prova a passare in velocità. In mezzo a tre. Potenza. Bengue. Pallone sbagliato. E poi Natalucci. Sale Natalucci. Ancora Natalucci. Il cost to cost. Prova la conclusione. Era in equilibrio precario. Russo. Danucci. Pallone troppo lungo. Natalucci. Danucci. Pallone in profondità, Mengoli dietro da Calemme, Calemme va giù, non c'è nulla. Solo calcio d'angolo probabilmente, no, rinvio dal fondo. Rinvio dal fondo. Danucci col petto, Camara, Natalucci, Natalucci, Danucci, Frisenda. Danucci, giro palla del Nardò che non arriva in porta. Ci prova adesso Natalucci, altra conclusione debole. Rimessa laterale, siamo nel 46esimo, eccola lì il recupero che saranno di ben 5 minuti, inevitabile, questi minuti che si sono persi. Thank you.
Danucci. Serve Mengoli. Frisenda. Il velo, pallone che non passa. Calcio di punizione, fallo di Frisenda. È pronto già ad entrare Manfrellotti. Uscirà a colonna. Primo cambio. Esce colonna, entra Manfrellotti. Stranieri di testa. Altro colpo di testa. Pallone buttato direttamente sul fondo. Danucci. Trinchera. Chiama il pallone davanti Manfrellotti appena entrato, ma è morbido a cercare ma non trovare. Attenzione a Potenza, che è veloce, 1 contro 3. Potenza prova a calciare Milli. Era sulla traiettoria. Ma ancora una volta con possesso per il Nardò. Il Valdagri si è ritrovato dall'altra parte. Prende tempo ancora il Valdagri. Danucci. Ancora Danucci. Natalucci. Danucci. Calemme rientra, Calemme non passa la palla e riparte allora Potenza. Lo scarico, il pallone ancora per Potenza che prova a puntare. Potenza, il pallone dentro, la prende Frisenda. Cancelli. Pallone che finisce sul fondo. Siamo nell'ultimo dei 5 di recupero. Stranieri, arriva infatti il fischio del direttore di gara. Il Valdagri conduce 1-0 su un rigore dubbio assegnato e siglato da Potenza, ma è rimasto in 10 uomini per il doppio giallo in 3 minuti di De Luca. Partita molto polemica, 5 minuti di recupero, qualche scontro. Arrivederci al secondo tempo.
ci siamo quasi, sta per cominciare il secondo tempo di Nardò Valdagri, risultato di 0-1, è cominciato. Pallone in avanti a cercare Potenza, Trinchera. Il Nardò deve immediatamente reagire. Potenza sale, prova ad entrare in area di rigore. Lo scarico. Gira su se stesso. Visani. Uno contro uno, ancora di Potenza che crossa, attraversa tutto lo specchio, finisce sul fondo. Milli è pronto ad andare al rinvio. Danucci. Cancelli. Danucci. Trinchera. Mengoli. All'indietro da Stranieri. Cancelli. Trinchera. A cercare Camara. Ricordiamo che nel finale di primo tempo è entrato anche Manfrellotti. Il Nardò si dispone a tre davanti. È uscito Colonna. Trinchera. Stranieri. Danucci, è tutto rintanato nella prima metà campo, il Valdagri. Nataluccilo, il dai e vai, la chiusura, poi il pallone esce in zona Cancelli. Danucci, pallone dentro, Mengoli scarica ma non abbastanza corto per Camara. Dubaz se la porta in out, rimessa laterale per il Nardò. Il cross di Natalucci, Manfrellotti di testa, pallone che esce, il Nardò c'è. Terzo minuto del secondo tempo, ci ha provato Manfrellotti con un colpo di testa. Lancio lungo, testa di Danucci, la mette giù Camara, serve Calemme, Calemme in profondità a cercare Manfrellotti, poi non è abbastanza rapido da andare a strappare quel pallone, ma è comunque un tentativo. Cancelli, il Valdagri soffre. Natalucci. Calemme. Passa Calemme, ancora Calemme. Calemme rientra, Calemme ancora lui, non la passa. C'è un calcio di punizione. Pallone in avanti, Frisenda la difende. E la lascia uscire. Stranieri. Cancelli. Natalucci. Col tacco per Calemme che scivola. Era buona l'idea.
Passa Cardinali, ma la consegna a Stranieri. Danucci lancia a cercare Manfrellotti, allontanato e raccolto da Cancelli. Danucci, ancora rimessa. Danucci, Mengoli, passa Mengoli, serve Calemme, Calemme non passa. Poi pallone allontanato, raccolto da Frisenda. Trova Natalucci, di prima da Cancelli, l'anticipo e poi sbaglia il Valdagri. Lo stadio spinge il Nardò. Sesto minuto della ripresa. Siamo ancora sullo 0-1, ma ha avuto almeno 2-3 guizzi il Nardò. Calemme passa, viene messo giù, calcio di punizione. Pallone poi allontanato. Altra mattonella molto molto interessante. C'è il solito Calemme sul pallone. Barriera ancora una volta folta. Parte Calemme, il pallone passa e finisce tra le braccia di Russo. Rinvio lunghissimo, ma Preda, granata, Frisenda sale, la consegna a Danucci. Trinchera in profondità, Camara. Danucci, Stranieri, Trinchera, Mengoli, Danucci, Frisenda, Cancelli, in profondità ha trovato Calemme che non la stoppa. Pallone buttato in avanti ancora dal Valdagri, che avendo l'uomo in meno cerca di sfruttare i lanci lunghi nelle coperture. Danucci, Mengoli, sbaglia Mengoli, Stranieri rimedia, poi Cancelli. Danucci si guarda intorno, poi va da Calemme. Non c'è spazio. Prova ad inventare Cancelli con l'apertura per Trinchera. Mengoli, il dai e vai con Trinchera, troppo lungo il passaggio di ritorno. Russo la fa sua. Va sempre lungo Russo. Danucci, Natalucci, sale, Cancelli, Danucci, lancio lungo per Mengoli che viene messo giù. Che calcio di rigore, calcio di rigore per il Nardò, è giallo.
nettissima la trattenuta. Kalem contro Russo. Va Kalem. È un momento importantissimo per la stagione dell'Ardò, riaprire questa partita. Va Kalem, la rincorsa, non sbaglia, 1-1, rimessa in piedi, ritorna al gol Kalem, lo fa su calcio di rigore. Sono 9 in stagione, in 26 partite. Ha pareggiato il Nardò. Continua a protestare il Valdagri, che era passato in vantaggio su un calcio di rigore. Comincia una nuova partita. Trinchera. Mengoli. Adesso tutto lo stadio, perché è fondamentale trovare questa vittoria. Danucci. Trinchera strattonato. Continua ad innervosire la partita il Valdagri con numerosi interventi e anche proteste. Non è questo il calcio che vogliamo vedere. Danucci a battere la punizione. Manfrellotti non la prende. Arriva un cambio nel Grumentum. Le proteste. Ancora qualche fischio. Esce, aggressa, entra Martinez che segnò all'andata all'Ardò. Fuori un centrocampista, dentro un attaccante. Se ne sono andati i primi 14 di ripresa. L'Ardò l'ha pareggiata. C'era fuori gioco, viene immediatamente battuto. Danucci. Stranieri. Trinchera. Cancelli. Natalucci prova a passare, trova l'opposizione di Mbengue che poi lancia Martinez, se l'allunga. Danucci. Stranieri.
Friesen, giro palla del Nardò. Lancio lungo a cercare Natalucci, coperta all'uscita di Russo. Russo, rinvio a metà campo, Danucci, poi Calemme per Mengoli, grande apertura. Stranieri, Cancelli aspetta l'attimo giusto il Nardò. Calemme rientra, zona tiro, lo prova Calemme, esce di pochissimo, grandissima occasione, applausi per lui. Cercato la doppietta personale Calemme, buona la conclusione che si è addormentata al lato. Danucci, Cancelli, guarda in profondità e lancia Camara che rincorre il pallone ma in anticipo. Frisenda, Cancelli da dietro senza fallo dice l'arbitro, apertura di campo, rimasto giù Cancelli. Potenza va sul sinistro, calcia Potenza sul muro, si ritrova ancora il pallone lì, lo scarico. Visani ancora a giocare con Potenza, si è rialzato Cancelli. Catalini, altro pallone in avanti, il cross, il colpo di testa di Martinez, il pallone che va all'indietro, poi non allontana il Nardò, lo fa adesso Trinchera che fa ripartire il contropiede, Trinchera sbaglia ma c'è Camara ancora a far suo il pallone, Camara passa in velocità, Camara viene fermato però. Catinali e poi Natalucci, vede Calemme in profondità, eccolo servito, Calemme uno contro uno, Calemme va sul fondo, rientra Calemme, ha bisogno di una mano, trova Natalucci, insiste Calemme, perde il pallone. Cancelli recupera, Danucci, Mengoli, Stranieri, Mengoli, Natalucci. Natalucci passa sul fondo, il cross è troppo morbido, è troppo sul primo palo. Catalini a cercare Martinez, Frisenda in anticipo, viene spinto, c'è calcio di punizione. Calemme da Mengoli che è in equilibrio precario ma la tiene, Mengoli passa con un numero e serve Natalucci, Natalucci punta ancora, questa volta va verso l'interno, poi il pallone è troppo corto e fallo commesso da Calem. Siamo quasi nel ventesimo minuto, Natalucci, Bengue ha commesso fallo. Mengoli,
Kalem passa su Mbengue, trova in profondità, anzi no, Manfrellot. Russo, Danucci la stoppa, Cancelli, Stranieri, Natalucci, Cancelli, gran palla per Camara che è libero ma va dietro la trinchera. Apertura, ce ne sono due. Kalem la mette giù con il petto. Kalem crossa, era una buona idea. Allontanato, raccoglie Martinez che poi trova Potenza, corre ancora Potenza, va via in velocità su trinchera, Potenza fino in fondo, vuole tenere il pallone lì aspettando una mano. Catinali, il cross, Milli la fa sua, poi arriva al rimorchio, la conclusione da parte di Pellegrini, alta sulla traversa. Altro rischio fondamentalmente inutile preso dal Nardò. Danucci, Natalucci la mette giù, rimessa Nardò, Friesen, trinchera, Danucci, bel lancio, Mengoli la mette dentro di prima, grande idea. Rientra il pallone dentro, Martinez, zona tiro, Martinez, c'era fuori gioco, inutile. Natalucci, Kalemme, palla per Mengoli, c'è un fallo su Kalemme, arriva un giallo, arriva un altro giallo, Danucci apre uno schema per Natalucci che non la mette giù. Cancelli, pallone in profondità per Potenza che duella con Trinchera, la meglio, il numero 5, va a Trinchera, spinto, resiste, poi Potenza prova a passare, c'è lo strapotere fisico di Mengoli. Apertura di campo, Mbengue rientra sul sinistro, poi serve Martinez, prova il dribbling, la conclusione, Graziato,
Milli ci ha provato Mattinata, incredibile, incredibile, sarebbe stato il gol beffa. Ma ancora difesa del Nardò, completamente allo sbando. Stranieri. Frisenda. Cancelli. Natalucci, zona tiro, entra in area Natalucci, non trova più il pallone, non c'è nulla, riparte il contropiede del Valdagri. Con il pallone a cercare sempre Potenza, la può mettere dentro di prima, il cross, esce Milli, non trova più il pallone, poi lo ritrova. Nardò che sta rischiando troppo. Mengoli. Cancelli. Calemme. Calemme chiede ai suoi di salire. Cancelli. Mengoli, zona tiro. Mengoli, lo prova! Centrale russo. Fuori Natalucci, dentro Montaperto. Pallone lungo. Mengoli la difende. Rimessa laterale. Stranieri. Sale Frisenda. Calemme. Altro passaggio sbagliato. Partita non perfetta di Calemme. Camarada, Manfrellotti. Manfrellotti da Danucci. Montaperto e Mancino, va subito sul sinistro a crossare per Manfrellotti che prende posizione, ma difesa l'uscita di Russo. Stranieri. Trinchera in profondità a cercare Mengoli, se l'allunga troppo. Esce Potenza. Esce, entra De Stefano al posto di Potenza. Un quarto d'ora più recupera alla fine.
si ripartirà con il rinvio di Russo dopo la sostituzione per il Valdagri. Calemme la mette giù, trova Danucci. Mengoli è pressato. Trinchera, Stranieri, Cancelli, Montaperto, Calemme, la rivuole Montaperto, Calemme va da solo, rientra, ancora Calemme, ce l'ha sempre lui, lo serve adesso Montaperto, Montaperto la finta, può crossare con il mancino, secondo palo, troppo lungo, non la prende nessuno, c'è Mengoli in zona, Mengoli continua a correre, e la fa sua ma poi gli viene strappata. Trinchera, rimessa laterale, Trinchera, rimedia l'errore precedente, Camara, Trinchera, poi c'è Calemme che lancia immediatamente Manfrellotti, la tiene Manfrellotti, ha bisogno di un aiuto, c'è Cancelli, Montaperto, corre Montaperto, c'ha campo per andare, Montaperto, ancora Montaperto, scarica su Calemme, Calemme prova a puntare, Calemme avvicina ancora a Montaperto, può crossare, rasoterra allontanato, in zona Calemme, continua ad insistere Leonardo, Calemme. Ancora Montaperto, il cross secondo palo, diventa buona per Mengoli che si coordina, è solo una finta, calcia adesso Mengoli sul fondo. Azione prolungata del Nardò. Russo. Danucci, Frisenda, Stranieri, Danucci, Cancelli, Calemme, trova Camara, il dai e vai, di ritorno Calemme, Murato, poi Danucci sul pallone, rimbalza male. Martinez corre e serve in profondità. Il nuovo entrato De Stefano che va a puntare ancora a Trinchera. Pallone uscito. Mengoli, è ancora giù, può riprendere il gioco, siamo sempre 1-1, noi siamo arrivati al 34esimo della ripresa, 11 minuti, più recupero alla fine, rimessa Valdagri. Colpo di testa. Cancelli recupera un buonissimo pallone e può ripartire Manfrellotti. Si gira con il tacco Manfrellotti. Altra occasione sprecata. È uscito il pallone.
Danucci. Chiama il pallone Camara. Monta aperto. Stranieri. Trinchera. Passa Mengoli. Mengoli. L'ultimo dribbling, poi Danucci. Il tacco è buona per Montaperto. Calcio d'angolo. Si possono portare le torri sopra. Va Calemme dalla bandierina. Cross tagliato, liberata l'area di rigore. Poi ci pensa Montaperto a tenerla lì. C'ha la pressione. Ancora Montaperto. Con l'esterno rischia il Nardò. Cancelli se la cava. Calemme, zona tiro. Calemme ci prova. Pallone sui cartelloni pubblicitari. Altro tentativo del numero 10. Pronto anche Trofo nel Nardò. Spinto Frisenda, si gioca. Pallone lungo, gettato verso Russo, entrerà Trofo, probabilmente uscirà Cancelli. È uno dei più stanchi. Poco meno di 10 minuti per Trofo. Calemme di testa. Monta aperto, in avanti. Fuori gioco di Camara. L'arbitro non si è accorto del cambio. Adesso sì. Esce Cancelli. Prova a dare una mano Trofo in questo finale rovente. Rimessa laterale. C'è ancora qualche minuto per riprovarci. Calemme di testa. Poi viene spinto. Non c'è nulla. Martinez. Stranieri. Frisenda in avanti. Buona palla per Calemme. Danucci. Inseguito Danucci. Da De Stefano. Scarica su Mengoli. Trofo. Gioca il suo primo pallone. Da Trinchera. Trofo. Calem. Punta. Trofo. Frisenda. C'è poco dialogo con le punte. Mengoli. Sia Camara che Manfrellotti piuttosto isolati. Trofo. Calem. La tiene il tunnel di Calemme, poi il pallone per Trofo. Monta aperto.
pallone dentro, respinto, ancora monta aperto Danucci, c'è Trinchera, può calciare, Trinchera ci prova, Murato, Trofo, Frisenda, sale anche lui, momento delicato, monta aperto, invitato al cross, lo effettua Mengoli, la lascia sfilare, poi Manfrellotti prova a girarsi, pallone che si spegne sul fondo, quarantunesimo, 4 più recupero, Russo prende tutto il tempo del mondo. Trofo. Lanciato in avanti il pallone, Milli. Danucci, Manfrellotti, Danucci, fallo, pronto l'ultimo cambio nel Nardò, probabilmente entrerà Spagnolo, probabile Scafrisenda, l'altro 2001, fallo su Trofo, fuori Mengoli invece, dentro Spagnolo, fuori Matinata e dentro Cavaliere. Danucci, monta aperto, punta, passa, monta aperto, può andare al cross, rientra, ancora monta aperto, se la porta sul sinistro, cross a Murato, rimessa laterale. Trinchera. Stranieri, 4 minuti di recupero. Calemme, cross di Calemme tra le braccia di Russo, rinvio, Trinchera la gioca da Milli,
se ne sta per andare quasi il primo di recupero, Spagnolo. Calem. Trofo. Camara spinto, la tiene, trova Trofo. Può nascere qualcosa, Spagnolo, può crossare, Spagnolo raso terra, liberata l'area di rigore. Danucci, Spagnolo, rimessa Nardò, Danucci, Trinchera, non si passa di lì, prova ad inventare per Camara, non la tiene in campo Camara. Frisenda, Trofo, c'è calcio di punizione. Lancio lungo, Spagnolo in fallo laterale. Valdagri porta su gli uomini. Trofo. C'era un fuorigioco. Danucci. Camara, Trinchera, una delle ultimissime azioni della partita, monta aperto, passa, monta aperto verso il centro, monta aperto, trova Camara, passaggio di ritorno, monta aperto finisce giù, non c'è nulla. Trofo, va su il pallone. Rimessa Nardò, Danucci, ultimi secondi, Frisenda, Spagnolo, Calemme messo giù, calcio di punizione. Calemme sul pallone, questo sì che è l'ultimo pallone della partita. Ancora sul destro di Calemme. Va Calemme, secondo palo, troppo lunga per tutti, si spegne qui la speranza di prendere i tre punti, si attende solo il fischio finale che arriva. Finisce 1-1 con tanto rammarico nel Nardò. Finisce 1-1, il Nardò che non ha il coraggio di usare una ripresa e mezza giocata in 11 contro 10. Tanto rammarico, uno scontro diretto e per come si era messa la partita bisognava vincere.